Che cos'è il NIS? NIS sta per Nucleo Interventi Speciali. Il Nucleo Interventi Speciali è una struttura incardinata all'interno del sistema STCS, ovvero il sistema per il trattamento delle criticità strutturali durante l'emergenza sismica da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Di cosa si occupa in particolare il Nucleo Interventi Speciali? Il Nucleo Interventi Speciali è formato da tecnici, quindi funzionari tecnici, ingegneri e architetti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si occupa della progettazione e della realizzazione delle cosiddette opere provvisionali, ovvero gli interventi di riduzione delle criticità strutturali. Durante il sisma edifici sia di tipo civile che di tipo storico-artistico vengono gravemente danneggiati e pregiudicano la sicurezza della viabilità pubblica, ovvero la sicurezza di edifici a sua volta agibili. Per questo motivo, una volta effettuato il sopralluogo GTS, cioè il sopralluogo dei gruppi tecnici di supporto, i funzionari del NIS si occupano della progettazione di queste opere provvisionali. Una volta realizzata la progettazione, i funzionari si occupano della realizzazione delle opere, quindi seguono il cantiere fungendo da DTS, direttori tecnici di soccorso. All'interno della struttura NIS è anche incardinato il magazzino UAMA, ovvero l'unità di immagazzinamento materiali, che fornisce i materiali, acquista e fornisce i materiali per la realizzazione degli interventi. Ci troviamo ad Aschio, una frazione di Visso. Questo sito è uno dei siti che abbiamo progettato e visto e nuovamente variato questa mattina in ufficio, dove tutti i giorni ci riuniamo a livello teorico per procedere durante la giornata nelle fasi di progettazione. Qui ci troviamo sul campo direttamente, dove, come si può vedere, si tratta di un puntellamento di ritegno di una facciata che ha subito un forte danneggiamento. Un danneggiamento localizzato nella parte frontale, probabilmente le catene che erano state inserite precedentemente nei precedenti terremoti hanno svolto la loro funzione, ma è stato talmente forte l'intensità del terremoto che, e anche quindi la vulnerabilità del muratore, ha determinato questo danneggiamento molto molto evidente, che verrà stoppato tramite sistema stop con questo puntello di ritegno. Ulteriori criticità sono localizzate nella parte interna della chiesa, dove si sta provvedendo a un intervento di impacchettamento tra le superfici esterne e interne della muratura mediante un sistema di graticcio previsto dalla scheda stop. Qui tutto viene completato e reso un tutt'uno tramite la classica tirantatura sempre prevista dalla scheda stop, con tiranti da 12, piastre e contopiastre collegate a C nella parte frontale dell'entrata della chiesa. In più le aperture verranno opportunamente irrigidite mediante le sbadacchiature. I funzionari del NIS giornalmente effettuano delle riunioni e si recano anche sul luogo di intervento per verificare che i capi squadra di ROS abbiano di fatto realizzino l'opera provvisionale in linea con quello che è il progetto. E giornalmente vengono risolte problematiche di tipo tecnico, perché poi quando si realizza l'intervento provvisionale, di fatto le problematiche sul luogo sono le più svariate. Pertanto giornalmente il funzionario del NIS si reca sul luogo dell'intervento per verificare l'andamento della realizzazione dei lavori e il buon effetto dell'opera provvisionale. Al termine dei lavori vengono effettuate delle immagini, delle foto che poi vengono repertate e si fa di fatto una comunicazione di fine lavoro. Ci troviamo al sito del Palazzo Imperiale qui a Visso. La situazione è questa: dopo un accurato progetto svolto in sede con non poche problematiche, perché questo sito durante la progettazione ha subito diverse variazioni perché era dovuta alla complessità dell'intervento, poi il lavoro successivo che è stato fatto dal personale funzionario tecnico è stato quello di tutti i giorni stare sul posto dalla mattina alla sera e controllare quello che come il progetto progrediva e le squadre.
dovuto il fatto alla complessità dell'opera, una complessità che si è sviluppata in una progettazione del sostegno delle strutture interne più un sostegno all'esterno. I funzionari, quindi il personale che controllava le squadre, si è dovuto trovare di fronte anche delle situazioni che nel tempo si sono evolute, sono cambiate. Quindi si è dimostrato importantissimo la presenza sul posto, è indispensabile.